Amici di YouTube, benvenuti alla casa del benzinero. Buongiorno a tutti, raga. Sono ancora molto incazzato per le dichiarazioni di Raiola, quindi prima di parlarvi e quindi seguite il video di Gasperini che Gasp ci hai rotto proprio il cazzo. Voglio continuare a dire ancora due cose su Mino Raiola, perché mi hai fatto mangiare il fegato, sei stato davvero schifoso, perché non puoi assolutamente dire che Donnarumma non ha mancato di rispetto al Milan. Il rispetto tu non sai neanche cosa sia, infatti io lo dico, l'ho sempre detto e da anni che lo dico, via tutti i giocatori di Mino Raiola dal Milan, solo così i giocatori possono sapere che se vogliono venire alla nostra squadra devono cambiare procuratore, perché ci sta a fare il proprio lavoro, ci sta tutto, ma non ci stanno le dichiarazioni a prese per il culo che fanno incazzare noi tifosi, che ci fanno star male, perché comunque noi a quel giocatore abbiamo voluto davvero bene, lo vedevamo come una bandiera, però non va assolutamente bene il tuo comportamento. Anche quando dici certo che la Juve avrà il rammarico di non averlo preso a zero, ci sta, ma tutto questo atteggiamento era tutto per andare contro al Milan. Quindi è inutile che vuoi salvare il culo del tuo assistito, perché con me e con molti tifosi non ce la farai mai. Capitolo Gasperini, Gasp, hai rotto davvero i coglioni, perché devi smetterla di piangere in continuazione, devi smetterla ogni volta che ti siedi su quella cazzo di sedia per fare le tue conferenze, rompi le palle, ti lamenti, piangi, sei frustrato, non hai mai vinto un cazzo e quindi tu sei frustrato e devi attaccarti su ogni stronzata, perché adesso va bene, avrai probabilmente avuto dei torti arbitrali con la Fiorentina, magari anche contro il Bologna, e non dico niente su queste cose perché sennò magari mi si offendono i miei compaesani bergamaschi, su quello non posso dire niente, però ogni volta ti sei seduto e cominciato a dire che il calcio italiano, ci sono sempre delle situazioni contro sempre le stesse squadre, e io ti sento sempre dire queste cazzate, basta Gasp, basta, davvero non ne possiamo più. Parla di calcio, parla di Ilicic, ci hai detto che è diventato chiatto, deve buttare giù peso sicuramente, così psicologicamente, se fai così non lo recupererai mai, però non hai sempre tutti contro, tutti che ce l'hanno con te. Tu sei un grande allenatore, perché secondo me fai giocare bene le squadre. Parla di come fai a giocare bene le squadre, che ti conviene, fai più bella figura, davvero, ormai stai sulle palle a tutti, non so se l'hai capito, cioè tu per esempio nel mio Milan, nonostante tu fai fare un calcio spettacolare alla squadra, non ci potrai mai venire, perché ci stai sul cazzo, quindi raga, basta, Gasp, basta, basta, parla solo di calcio e non piangere sempre. Parla delle finali che hai perso, parla di tutto quello che vuoi. Detto questo, vigilia di Milan-Juventus, la tensione si taglia con un grissino, abbiamo una grande opportunità, quella di portare la Juve a meno 11 punti, meno 11 punti dopo 4 partite, è vero, non sono un'infinità, ma a te ti obbligano a vincerle tutte, a noi vorremmo vincerle tutte, ma se facciamo qualche passo falso il problema non si pone, quindi dobbiamo entrare con grinta, con carattere, senza preoccuparci di tante cazzate, del risultato, così giocare il nostro calcio senza cagarella come abbiamo fatto i primi 30 minuti, secondo me siamo superiori in tutto, in rapidità, in spensieratezza, in gioco, loro comunque dentro di loro sanno che non hanno
non possono più perdere, ma non possono manco pareggiare. Loro giocheranno al 1000 per 1000 perché dovranno vincere quella partita ormai assolutamente. Quindi, secondo me, hanno una preoccupazione in più. Raga, non vedo l'ora che sia domani per tifare Mena. Domani faremo un bel video per caricare i ragazzi. Sempre Forza Mena, ci vediamo domani.